amici, ben ritrovati e con questo piccolo video vorrei stuzzicare la vostra curiosità parlando di una villa molto bella, la villa del gioioso Bonaparte, che avremmo dovuto già visitare qualche giorno fa. In futuro faremo sicuramente questa visita, comunque questa è un'opportunità per noi per andare a vedere qualche immagine che già rappresenta quello che andremo a fare. Bene, buona visione. Siamo nel 1790. Milano è governata dall'impero austriaco, guidato da Maria Teresa d'Austria. Il generale conte Ludovico Barbiano di Belgioioso, ritiratosi dalla lunga carriera militare e diplomatica, decide di costruire una residenza sontuosa in città. Oggigiorno il quartiere che accoglie la villa è così come lo vediamo nelle immagini che scorrono. Il terreno scelto dal Belgioioso si affaccia da una parte sui boschetti, dove Foscolo immagina la passeggiata di Jacopo Ortis e l'abate Parini, e dall'altra sulla via Isara, oggi via Palestro, in una zona che allora si stava configurando quale elegante quartiere di residenze nobiliari. Egli è il primo dei nobili a fare questa scelta, che sembra azzardata, ma che ben presto viene seguita anche dalle altre famiglie. Quella posizione risulta infatti strategica, perché i cortei dell'arciduca e figlio dell'imperatrice passano proprio di lì per recarsi presso la residenza estiva di Monza, la famosa Villa Reale, ed è la stessa direttrice che porta verso Vienna. Il conte incarica il Pier Marini, architetto di corte austriaca, lo stesso che ha anche costruito il teatro alla Scala, ma questi, forse perché troppo impegnato, passa l'incarico al suo allievo austriaco Leopoldo Pollack, che ha saputo creare un edificio che si trova in piena armonia con il verde circostante. Ma com'è fatto questo edificio? Lasciamo che la descrizione venga fatta da chi per primo l'ha visitato subito dopo l'apertura ufficiale. La contessa Sparapani Gentili Boccapaduli, raffinata intellettuale che viaggiò con Alessandro Verri e scrisse le sue memorie, fu una delle prime ospiti del Belgioioso. Si stupì per la bellezza delle carte da parati, l'impianto di riscaldamento, il bel giardino, ma soprattutto per la presenza di bagni dotati di sciacquone che all'epoca si erano visti solo in Inghilterra. Eccovi invece la mia descrizione. Iniziamo dalla facciata sulla strada, l'ingresso principale, che oggi è la via Palestro. Presenta un corpo centrale leggermente aggettante, con tre aperture ad arco al piano terreno. I due piani superiori sono abbracciati da imponenti colonne di ordine ionico, che culminano in un fregio ornato con brucanti e festoni, sopra cui svettano statue di divinità pagane. Una cornice con sottostanti bassorilievi a stucco di soggetto mitologico sono dedicate al conte e ne rappresentano il carattere. Al centro l'ospitalità, con Bauci e Filemone che ospitano Giove e Mercurio. A sinistra la temperanza, con Ulisse nella casa di Circe. A destra la simulazione punita, con Ulisse che mette in fuga i proci. I due corpi laterali sono più bassi e da essi si aveva l'accesso ai cortili minori, che accoglievano i rustici e le scuderie. L'interno è elegante e raffinato. La sala che forse colpisce di più è quella da ballo, posta al primo piano, di cui vediamo un'immagine. Durante il governo napoleonico, all'inizio dell'Ottocento, nella villa dimorerà il figlio di Napoleone, Eugenio de Beauharnais. Questi commissionerà lo splendido affresco della volta della sala da pranzo da Andrea Appiani. Il tema è il Monte Parnaso. L'affresco risale al 1811, è un vero e proprio capolavoro. La parte dell'edificio che però stupì maggiormente è proprio il giardino, quindi andiamo a vedere com'è fatto. Iniziamo con la descrizione della facciata verso il giardino, che senza dubbio è quella più importante e anche più studiata. Il piano terreno bugnato fa da basamento all'ordine superiore, che comprende due piani, uniti da grandi colonne ioniche. I due corpi di fabbrica laterali sono dotati di un timpano triangolare con i bassorilievi raffiguranti il carbo del giorno e il carro della notte, temi che furono proposti dall'abate Parini. In cima vi è anche un gruppo scultoreo che decora gli edifici stessi. Altri bassorilievi a soggetto mitologico sono inseriti sotto la cornice che separa il primo e il secondo piano.
Il motivo della fortuna di questo edificio è da ricercare nella straordinaria simbiosi tra architettura e natura. Si tratta della prima architettura in Italia nata per il giardino e non con esso. Il giardino è all'inglese ed è stato progettato dallo stesso conte Belgioioso, aiutato dal Villoresi e soprattutto dal conte Ettore Silva. È caratterizzato da piccole alture, masse arboree disposte non regolarmente, viali tortuosi, prati. Inoltre vi trova posto un corso d'acqua con ponti, un tempietto dedicato a Cupido, una tenda militare, una torre diroccata, un laghetto nel quale si specchia il palazzo, studiato in modo che da qualunque punto di vista, non sia possibile vederlo per intero. Lo specchio d'acqua era alimentato da un canale che proveniva dal vicino Naviglio, oggi invece è attaccato alla rete idrica di Milano. Il giardino, durante il periodo napoleonico, quando il viceré de Beauharnais occupava la villa, fu teatro di numerosi ricevimenti molto prestigiosi. All'interno di questo splendido edificio, dal 1922 ad oggi, il visitatore può ammirare splendide opere che appartengono al Comune di Milano. Questo museo è stato intitolato GAM, cioè Galleria d'Arte Moderna. Le opere esposte vanno dalla fine del 1700 fino alla fine del 1800. In più si può ammirare anche la collezione Grassi, che include anche delle opere di pittori non italiani. Alla caduta di Napoleone Bonaparte, Milano tornerà ad essere austriaca. Nella villa vivrà il maresciallo Radetzky, che qui morirà all'età di 92 anni. Oggi i suoi ambienti sono invece abitati da splendide opere, per cui vi faccio solo pochi esempi: la Maddalena penitente di Francesco Hayez, l'Etrice di Federico Farruffini, la Scrittrice di Giovanni Spertini, Madonna dei Gigli di Gaetano Previati, e di Giovanni Segantini, Le due madri e Dea Pagana. Io spero che questo piccolo e breve video vi sia piaciuto e di aver stuzzicato abbastanza la vostra curiosità. Siate pronti a visitare prossimamente con me la villa del gioioso Bonaparte. Arrivederci, ciao!